Oggi inauguriamo l'ultimo tassello di un piano di rilevanza strategica che va a completamento dell'opera di riqualificazione dell'autostrada A4. A partire dalla creazione della quarta corsia dinamica, abbiamo visto svilupparsi un percorso a tappe che ha avuto come prima fase la realizzazione di una copertura, un tunnel dotato di pannelli solari e barriere fonoassorbenti, ed è un'opera che molto significativa di mitigazione per i residenti, dal momento che questo tratto di autostrada è sicuramente uno dei principali assi di collegamento di tutto il nord Italia. Noi siamo sopra a una delle infrastrutture forse la più importante del paese. Questa connette circa, passano circa 140.000 medi veicoli al giorno, 140.000, di picco ne passano 200.000 al giorno. Qui c'è l'economia e la ricchezza del paese che scorre, le vite che si uniscano, la connettività di un paese. Se non investiamo in queste infrastrutture, rischiamo di non costruire il futuro per i nostri giovani. Le infrastrutture, come è stato detto, sono fondamentali per lo sviluppo di un paese, sono essenziali per far circolare merci e persone, ma le infrastrutture devono essere anche oggetto di una possibile sostenibilità, devono andare nella direzione di contribuire a non creare delle divisioni, ma come in questo caso a ricucire un tessuto urbano. E questa è una cosa importantissima, è l'avere avuto l'idea di creare qui, nel luogo dove l'infrastruttura aveva creato sicuramente delle difficoltà, qualcosa che contribuisce a rigenerare un intero quartiere. Questa è la direzione nella quale, come Regione Lombardia, vogliamo andare, la nostra legge di rigenerazione e i tanti interventi, i tanti progetti che stiamo portando avanti vanno proprio in questa direzione. Poi è bello perché l'autostrada di solito separa, divide qua. Venire a giocare sull'autostrada è qualcosa di assolutamente avveniristico. Quando prepari un cantiere, però, parti tanti anni prima, quindi ha ragione Giacomo. Bisogna anche ringraziare coloro che prima di altri, 10-15 anni fa, sono partiti. Nel 2023 ci sarà, e lo dico in casa di Aspi, il 100° anniversario della posa della prima pietra della prima autostrada a pagamento. Ecco, la 4 da oggi non è solo l'uscita con perenne coda Cinisello VI. Sopra ci sono anche bambini che giocano, che vanno in skate, che vanno in bici, ci sono insegnanti che possono attraversare la città. Quindi nel piccolo noi al Ministero stiamo progettando, stiamo immaginando l'alta velocità che unisca nord a sud, il ponte che unisca la Sicilia al resto del paese, la Piedemontana Lombarda, la Gronda di Genova, il tunnel sotto il Brennero, l'alta velocità fra Torino e Lione. Quindi ragazzi, è fondamentale lavorare, viaggiare. Venendo qua ho sentito il Ministro dell'Economia, quindi stia lavorando anche per le mamme e i papà che l'autostrada la usano per andare a lavorare quando fanno benzina. Non possono staccargli il dretto degli assegni, quindi ci stavamo ragionando. Andare a verificare se qualcuno sta facendo delle speculazioni, se qualcuno sta facendo il furbetto, facendo degli aumenti fuori norma, e noi intervenire con le società concessionarie, con chi gestisce soprattutto i caselli e le pompe di benzina sulle autostrade per tenere sotto controllo i prezzi, perché andare a lavorare non può e non deve essere un lusso.